Direttore Galasso, siamo ormai a un quarto quasi del percorso. Facciamo un po' il punto della situazione, innanzitutto dell'organizzazione societaria. È una compagine societaria che è partita in ritardo e che ha recuperato man mano il tempo perso, o no? Io direi proprio di sì, perché voglio dire, dopo il ritardo, che se vogliamo è stato un ritardo dovuto a quanto ha comportato, diciamo, il momento dell'iscrizione, poi si è subito in corso d'opera cercato ogni soluzione, quella che maggiormente potesse garantire una certa serenità negli equilibri societari, e questo il presidente onorario Di Pierri, la presidente Scafa hanno avuto subito come primo pensiero quello di far quadrare un po' tutte le responsabilità all'interno della società, perché non venisse meno nulla in quello che era l'aspetto organizzativo. Ma e credo che, insomma, la nostra società, anche a confronto con tante altre realtà, non ha nulla da rimpiangere, insomma. Direttore, notiamo anche, come dire, un certo affiatamento e collaborazione, diciamo anche amicizia tra i vari componenti del direttivo societario. Questo in breve tempo fa sicuramente piacere e può essere solo di utile al discorso anche della squadra maggiore. Quello è un punto di forza, il gruppo è sempre un valore aggiunto ad ogni cosa, per cui quando lo è in una realtà come la squadra, la vediamo molto affiatata e il merito va davvero a tutti, dal magazziniere, voglio dire, all'allenatore, ai calciatori, tutti i collaboratori dell'area tecnica.
E la cosa bella è che naturalmente anche lo staff dirigenziale è uno staff che interagisce bene e che trova modo di impegnarsi e di divertirsi in un momento che è sicuramente un momento positivo e che probabilmente la positività di questo momento in qualche modo deve anche è proprio in relazione a questa serenità complessiva di quest'aria serena che si respira nell'ambito della società. Serenità che si ripercuote sul campo non solo per la prima squadra ma anche e soprattutto per la juniores, prima in classifica, insomma un po' il fiore all'occhiello di questa nuova dirigenza. Ma è una piacevole scoperta, una juniores come la prima squadra, del resto stiamo parlando di due realtà giovani. La prima squadra io penso che nel girone abbia il merito di essere la squadra che è la più giovane, insomma, come età media. La nostra juniores è davvero composta da ragazzi giovanissimi, da ragazzi, voglio dire, 2000, 99, 98. Rispetto alle formazioni che abbiamo trovati siamo sempre state la formazione la più giovane del girone. E questo spirito che compatta bene il gruppo porta anche la piacevolezza di risultati che in questo momento sono stati favorevoli e che ci mettono in testa alla classifica. Siamo in una fase iniziale, per quanto insomma già siamo entrati nel pieno del campionato, ma tutti questi elementi non possono che essere colti come dei segnali senz'altro buoni, un buon viatico perché il proseguo del campionato possa riservarci ancora piacevoli sorprese. L'attenzione di Sosa per la juniores la dice lunga, insomma. E l'allenatore, io l'ho detto più volte, l'allenatore della prima squadra che segue con tanta attenzione i ragazzi sia nella fase degli allenamenti che anche durante le partite, addirittura l'abbiamo visto anche in trasferta in una partita, quello è senz'altro un elemento buono, positivo. A me è capitato in passato invece di lamentare proprio nelle precedenti esperienze un profondo disinteresse dei tecnici della prima squadra nei riguardi delle seconde squadre, ma il fatto stesso che noi abbiamo come allenatore della juniores l'allenatore, il mister in seconda della prima squadra, mette in condizione questi ragazzi di sentirsi monitorati e di capire che il loro impegno può dare anche soddisfazioni con quelle che sono già state fino ad oggi delle convocazioni in prima squadra. Ma l'obiettivo fondamentale, al di là dei risultati per la juniores, è sempre e soltanto uno: la crescita e la formazione dei giovani. L'ultimo direttore, torniamo alla prima squadra, domenica arriva a Rionero una società importante, una squadra importante con trascorsi importanti, tutto pronto dal punto di vista organizzativo? Da un punto di vista organizzativo sì, senz'altro, il Nardò è una realtà che conosco bene anche perché mi legano rapporti di amicizia con molti della dirigenza del Nardò, sono stati sul punto di fare la Lega Pro, l'avevano quasi in tasca. Ed è una formazione che ha già fatto capire il suo valore, ma anche dei punti di criticità. Poi sarà il campo domenica e qui speriamo che il supporto dei tifosi, che non è mai mancato fino ad oggi, e poi il frutto anche di un lavoro portato avanti con tanta precisione e anche con determinazione dai nostri tecnici, possano non far sentire assolutamente nessun tipo di pressione in negativo su quello che sarà l'andamento del match. Mister Sosa, fine del miniciclo di due trasferte consecutive, 4 punti, ottimo bottino. Sì, sì, però bisogna dimenticare, e lo abbiamo fatto già in fretta, da martedì quando siamo tornati appunto dopo queste due trasferte ad allenarci, abbiamo lasciato il passato alle spalle, perché non serve a nulla vivere dei ricordi e vivere eventualmente delle belle prestazioni che abbiamo fatto. Bisogna sempre guardare in avanti, io non mi accontento mai di nulla, sto cercando di trasmettere anche questo piccolo concetto ai ragazzi,
E infatti mi hanno dimostrato in settimana di allenarsi molto bene in vista della prossima partita. E infatti per non farvi per farvi continuamente stare sul pezzo, domenica arriva un'altra di quelle papabili alla vittoria del campionato. Il Nardò che era in procinto di andare in Lega Pro, quindi ha un organico, è una tradizione di tutto rispetto. Sì, per quello. Se ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto, domenica rischiamo di fare una brutta prestazione contro una squadra che secondo me e secondo tutti è tra quelle sicuramente che punta a vincere il campionato, insieme a Nocerini, a Visceglie, qualche altra sorpresa, però sappiamo che sarà una sfida molto importante, difficile, complicata. Vengono loro di una brutta prestazione in casa con la Nocerina, anche se, ripeto, la Nocerina è una grande squadra, e quindi cercheranno di riscattarsi qua in casa nostra. Noi cercheremo di impedire quello e di ripartire, di cercare di continuare con questo atteggiamento, con questa forza, con questi risultati, e quindi non molleremo dal primo all'ultimo secondo. Mister, secondo lei la struttura, insomma, logistica dello stadio di Rionero, con il pubblico, insomma, calcato, con la gradinata calcata sul campo e fatto in questa maniera, può essere il valore aggiunto per questa squadra nelle gare importanti e difficili come quella di domenica? Sì, sì, perché quando giocavo, quando mi capitava di stare nella parte che stanno i miei giocatori adesso, volevo sempre avere il supporto di un pubblico importante come c'è qua a Rionero. Ed è importante, e noi lo dobbiamo trascinare dalla nostra parte attraverso le prestazioni, attraverso il non mollare mai, lasciare tutto e sudare la maglia. Penso che per adesso, sotto questo punto di vista, sia i giocatori ma anche i tifosi, dando il loro contributo, venendo sempre in casa ma anche fuori casa, è una dimostrazione che qualcosa noi li trasmettiamo e che loro ci trasmettono. Quindi sotto questo punto di vista penso che sia la cosa ideale per un calciatore tenere il pubblico sempre presente. A volte anche contro, parlo quando andiamo fuori casa, perché penso che sia uno stimolo bellissimo. Senta mister, stiamo notando una Vulture che atleticamente sta messa veramente bene. Abbiamo visto la partita di domenica a Vallo della Lucania contro il Gelbison, molto aggressiva, molta corsa. Sotto questo punto di vista la Vulture sta bene. Sì, ripeto, io non mi accontento mai di niente, dobbiamo ancora migliorare. Sono sicuro che questa squadra può dare ancora di più sotto quel punto di vista. Da martedì prossimo probabilmente avremo per la prima volta il gruppo al completo, perché dovrebbe rientrare Seritella, al di là di qualche febbre, qualche giocatore che in questi ultimi giorni magari non si è allenato per con le condizioni climatiche. Il resto fisicamente stiamo recuperando tutti. Questa è una cosa che mi fa piacere, perché avrò l'opportunità di scegliere con molta più scelta, appunto. E quindi sono contento di come stiamo lavorando fisicamente, grazie anche al prof, grazie anche alla disponibilità di tutto quello che magari non si vede la domenica, perché dietro lavorano molte persone in tanti particolari. Quindi sono sicuro che sotto questo punto di vista possiamo ancora e dobbiamo ancora migliorare tanto, ma la strada è quella giusta. Mister, tocco un aspetto dirigenziale, dal punto di vista dirigenziale. È una dirigenza, ho fatto anche la stessa domanda al professor Galasso, è una dirigenza che è molto affiatata. Questo incide in maniera positiva, anche ha un risvolto positivo sui ragazzi e sulla squadra in generale. Sì, sì, è importante. Penso che per un allenatore, prima parlo di me, sia la cosa più importante avere dietro delle persone serie, che soprattutto, che purtroppo aggiungo in questa categoria, è difficile di trovare. Io in quel senso ho trovato delle persone molto serie, preparate, che mi lasciano lavorare in maniera tranquilla. E se i giocatori poi vedono tranquillo me sotto questo punto di vista, loro sono tranquilli. Se io li trasmetto del nervosismo, della tensione, perché probabilmente fuori le cose non stanno andando bene, il calciatore lo percepisce questo, perché ho fatto 20 anni il calciatore e stavo attento a come stava anche il mio allenatore o il mio dirigente. E quindi adesso è lo stesso. Dietro ci sono persone serie che stanno lavorando
e magari sono dei piccoli lavori che non si vedono la domenica quando inizia la partita, però sono cose che fanno stare tranquillo me e di conseguenza fanno stare tranquilli i ragazzi. Grazie. Okay.